Oggi la tappa, che segue sempre l'Eurovelo 17 lungo il Rodano, prevede l'arrivo a Groslay. Lasciamo la casa in cui abbiamo pernottato e ci avviamo. Ma la pedalata non durerà molto. Primo chilometro della seconda tappa, oratura. 5 minuti abbiamo fatto. Riusciamo a uscire finalmente dal paese e dopo un po' di chilometri ci troviamo nei pressi di Seyssel che intendiamo visitare. Notiamo una ciclabile di fianco al Rodano e la prendiamo. Ma dopo un po' ci rendiamo conto di aver sbagliato. In breve raggiungiamo comunque il centro di questa magnifica cittadina. Ciclabile alterna tratti lungo il Rodano ad altri nell'interno. Un magnifico stagno ci concede l'opportunità di una breve sosta. Verso l'ora di pranzo, come previsto, giungiamo nel magnifico paesino di Chanat. Sono le 12:30 quasi, non abbiamo da mangiare, sapevamo che avremmo incontrato un bellissimo paesino, quindi abbiamo detto facciamo la spesa lì. Peccato che questo paesino è raggiungibile solo da questo ponte, tutto scalini. Alessandra è andata a procacciarci il cibo. Oggi siamo arrivati a 33 gradi, stamattina era più fresco, adesso sono le 2:30 e stiamo pedalando di fianco a campi di grano, mais, poi ci sono canali del Rodano. In questo momento abbiamo abbandonato leggermente il Rodano. Qui la ciclabile è protetta da un muretto e hanno addirittura realizzato una galleria solo per i ciclisti. Proseguiamo su una spettacolare ciclabile lungo il fiume. Superato un altro paesino, dobbiamo assolutamente fermarci per osservare una famiglia di cigni. Sembra di essere finiti in un documentario di Piero Angela. Giunti alla nostra meta, veniamo accolti da un cielo pieno di rondini.
dopo il solito bucato giornaliero e una corroborante cena, andiamo a goderci il tramonto con una colonna sonora impagabile.